Lunedì prossimo la Toscana si risveglierà in arancione, fatta eccezione per le province di Firenze e Prato. Questo significa soprattutto il rientro a scuola per tutti gli studenti. Il ciclo delle medie completa il rientro con gli alunni delle classi seconda e terza, mentre per le superiori si torna in classe alternandosi con il 50% di didattica online. Tra le criticità che hanno fatto rallentare la decisione sulla riapertura della scuola anche agli alunni più grandi c'era il nodo dei trasporti. Vediamo come si è organizzato il trasporto su gomma e quello ferroviario a partire da lunedì. Da lunedì ripartiremo a pieno regime sia con l'orario scolastico e anche con tutti i potenziamenti che avevamo attivato già all'indomani delle festività natalizie. In particolare sulla provincia di Arezzo ci saranno 48 autobus in più, di cui 20 sul bacino di TM e gli altri diciamo su tutto il resto della provincia. Quindi è un sistema che ha funzionato al rientro delle vacanze natalizie. In questo momento crediamo che non ci sia particolare bisogno di sistemi di tutoraggio in questo momento, però qualora ce ne fossero, magari nei prossimi giorni lo segnaleremo comunque ai comuni o alla prefettura eventualmente per porre rimedio. E per quanto riguarda il trasporto ferroviario, siamo particolarmente impegnati e concentrati nel portare avanti tutta quella serie di attività, in particolar modo sanificazioni, igienizzazioni e pulizia dei nostri treni che sono effettuati in maniera quotidiana e continuativa proprio per dare ai nostri utenti il massimo della sicurezza e anche del comfort. Oltre a questo, come già fatto nelle precedenti, diciamo così, situazioni di riapertura, abbiamo implementato quella che è la controlleria a terra dei nostri treni proprio per verificare che i nostri utenti all'ingresso del treno abbiano tutti a disposizione e indossata soprattutto la mascherina di protezione.